Ciao a tutti ragazzi e come sempre bentornati sul canale del Tonsore Ignorante. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Senza perderci come sempre troppo in chiacchiere, io mi sciacquo il viso con acqua calda e voi andate subito a vedere i prodotti. Cominciamo a parlare del sapone. Come sapone ho scelto la Gillette Regular, sapone che mi ha gentilmente regalato l'amico Steve Brown. Purtroppo troppe informazioni su questa crema non ne ho, solamente che è la versione prodotta in India. Infatti, come potete vedere, qui c'è scritto Gillette India Limited, sempre prodotta da Procter & Gamble. Per farvi capire, non è la stessa di questa linea di saponi da barba Gillette, sapone che mi aveva regalato l'amico Luca, che ringrazio nuovamente. Come vedete, si discostano anche come tipologia di grafiche e come tipologia di packaging. Questa presenta un tubo in plastica, mentre questa presenta il classico tubo in alluminio. Per quanto riguarda questa, poi, se vorrete vedere la versione rossa, ovvero la Classic, ho anche un campioncino che mi ha gentilmente offerto l'amico Matteo Preda, e così è come si presenta più o meno il sapone estruso dal tubo. Poi, se la vorrete vedere, fatemelo sapere nei commenti. Tornando alla crema, so che ha una profumazione differente dalla Gillette Classic, infatti viene anche denominata Gillette Regular. Purtroppo non ho una confezione per farvi vedere l'inci o dei paragoni, comunque crema formato da 70 grammi. Come pennello ho scelto di andare ad utilizzare l'Omega 20018, pennello in setola, effetto finto tasso. Mentre per restare in tema Gillette, la mette Gillette Wilkinson, che mi incuriosiscono parecchio. Confezione da 5 lamette, sempre prodotte da Procter & Gamble, e come potete vedere sono rimarcate sia Gillette che Wilkinson. Ed infine, come rasoio, il Gillette G1000 che mi diede l'amico Massimo Boffini Fontana. Gillette TTO, su cui andiamo a montare queste Gillette Wilkinson. Andiamo a vedere come si presentano. Classico incarto in carta cerata, come ormai siamo abituati a tutte quante le lamette che andiamo a vedere. Lametta con dicitura stainless, Wilkinson's World, Gillette Product. Quindi andiamo a metterla all'interno della testa, magari senza tagliarci le dita, come sto per fare, e andiamo a chiudere il nottolino sotto alla testa. Meccanismo che si muove in maniera un po' storta, ma comunque serra perfettamente la lametta. Disposizione di lama classica di tutti quanti i TTO, questo risulta sempre leggermente un filino più aggressivo rispetto ai classici TTO, non però come il Gillette Slim Twist che abbiamo visto qualche video fa, quello è ancora leggermente più aggressivo. Viso sciacquato con acqua calda e andiamo subito a vedere come lavora questa Gillette. Gillette che ringrazio nuovamente l'amico Steve Brown per avermela donata quando ci siamo visti al meeting da Goodfellas a febbraio, se non erro. E vorrei ringraziare anche tutte le persone, lui compreso, e soprattutto Matteo Preda, che è una delle persone che mi sono state più accanto in tutto questo momento, per avermi fatto le condoglianze lunedì scorso, perché purtroppo è venuto a mancare mio nonno. E volevo ringraziare tutti, e ovviamente volevo ringraziare Matteo e Stefano, perché sono le persone che si sono interessate più di tutti durante questi mesi. Mi scrivevano in privato, chiedevano, non dico quotidianamente, però molto spesso chiedevano come andavano le cose, come erano le evoluzioni mediche e via dicendo. Ora, senza intristirci ulteriormente, procediamo con l'applicazione del sapone. Come vedete, io ne ho messo una bella dose dentro il ciuffo del pennello. L'esubero che avevo sulle dita me lo vado a mettere in viso. Profumazione piuttosto differente dalla versione rossa che vi ho mostrato prima, nonché la Classic. Questa abbiamo detto che si chiama Regular. Noto che però, forse, le proprietà sono comunque le medesime, cioè
la tipologia di pasta e come sensazione in viso. Ricordo a tutti quelli che guardano il video che se sentite dei rumori è il demente che abita qui sotto. Bella pastosa, profumazione che si discosta, come detto prima, dalla versione classic rossa, ma mantiene comunque dei profumi, diciamo, tradizionali. Cioè riporta sempre, tanto qua sto facendo schifo, riporta sempre a delle note olfattive di barberia o comunque di saponi che profumano, non diciamo di pulito, sennò Matteo Preda si arrabbia, però profumano di sapone, di buono. Questo secondo me già si avvicina un po' come tipologia di fragranze alla palmolive rossa, pur essendo una profumazione totalmente diversa. Io dico nella sfera di tipologie di profumazioni. Io direi che la lascio a stucco così. Gillette G1000 armato di Wilkinson Gillette, e possiamo iniziare a portare via questa barba. Al primo impatto questa lametta non sembra affatto una stainless, eh? Ha quelle particolarità che piuttosto ricordano una platinum. Sapone comunque sempre piuttosto scorrevole, non ha queste doti di protezione elevate, però sicuramente fa benissimo il suo lavoro. È sempre su quella tipologia che possiamo definire saponi da banco, però queste Gillette secondo me hanno quel gradino in più, quello step in più rispetto a una Palmolive o una Proraso o quelle che volete da banco. Però ovviamente questo mio commento non vuole denigrare Proraso, Palmolive eccetera, eh. Ok, passata in pelo terminata, noto che si evidenziano delle note un po' più floreali in questo momento nel sapone, però comunque pur sempre molto gradevole e molto classica. Io mi sciacquo con acqua calda e passiamo al secondo passaggio. Viso sciacquato e direi che possiamo passare all'obliquo. Crema che comunque, come vedete, si stende molto bene, risulta molto compatta
tipo effetto denim. Tanto è volata un'altra chiazza così di sapone. Vabbè, meno male che è caduta nel lavello. Andiamo a idratarlo un pochino. E ci siamo. Continua ad andarmene sempre in bocca, non capisco come sia possibile, ma... Ah, l'avete visto, eh? Se non l'avete visto, non lo vedete. E se non siete iscritti, iscrivetevi. Basta che siete delle persone serie e divertenti, se siete dei bau bau state a casa vostra. Ok, passaggio traverso terminato. Devo dare ancora due. Madonna, a momenti mi sbratto con l'angolo della lametta che spunta. Ok, ora il passaggio traverso è terminato. Io mi sciacquo e procediamo per il contropelo. Sciacquato, mi sono sciacquato. E via di contropelazzo. Possiamo procedere al contropelo. Ma tutto a posto. Meno male che sono sotto le musiche, voi non lo sentite questo scemo qua sotto e sotto. Dio, c'hai 40 anni. Cioè, ribeccati. Stordito, prima o poi incendio l'appartamento. L'inferno di Goodfellas, che prende bene. E il nome è un bel connubio. Così sarà anche un ottimo profumo. Ok, zone un po' più difficoltose rimosse.
perdonatemi se non ci vedete quando io faccio così, ma purtroppo sono mancino. È oscuro il campo visivo con la mano, ma con la destra non mi ci metto, altrimenti mi taglio. Ok, piccoli ritocchini come sempre li facciamo direttamente adesso. Qua ho insistito un po' troppo, mi sento un po' irritato. Anche sul baffo insisto un po' troppo. Altra vertigine solita, quella lì fastidiosa. Ok, direi che abbiamo terminato. Io mi sciacquo con acqua calda e acqua fredda e passiamo subito alle conclusioni finali. Gillette G1000 con le Gillette Wilkinson. Allora, il Gillette secondo me lavora sempre bene, soprattutto questo G1000 che risulta un filino più aggressivo rispetto ai classici TTO a cui siamo abituati, quali ad esempio il Wilkinson Premium, per fare un esempio. Gillette che, come vi ho detto nel pezzo in cui avete visto la presentazione dei prodotti, è un gradino più sotto come aggressività rispetto al Super Slim Twist che avete visto qualche video fa. Io mi rendo conto che però io con i TTO non ho una mano proprio allenatissima, questo c'è da dire, quindi ho calcato forse un po' troppo la mano, però il suo lavoro l'ha fatto bene, la barba l'ha portata via tutta senza problemi. Gillette Wilkinson invece è una lametta che non sembra essere una stainless, assomiglia quasi di più a una Platinum, non ti dà quella sensazione in viso di essere una lametta così aggressiva, però devo dire che ha lavorato bene, quasi non si sente, irritazioni zero. Qui purtroppo mi sono portato via un brufolino, cosa da poco, nessun problema. Gillette Regular e Omega 20018, armonia cromatica prediana. Gillette che lavora molto bene, la profumazione devo ammettere che non mi fa proprio del tutto impazzire, è un po' saponosa, cioè sa di sapone, un po' floreale, un po' quelle note classiche anni 70 di sapone, saponetta, ecco, però lavora bene, lavora un filo meglio delle classiche creme che troviamo nei casalinghi, quali tutte quelle che ho detto prima nel video, però a me è piaciuta.
Sono curioso di andare a metterla a paragone con la Gillette Classic rossa, che sicuramente vedremo prima o poi. Omega 20018 invece non capisco come mai dopo 5 anni di utilizzo continui ancora a puzzare. Ha sempre questo odore umido. Non è selvatico adesso, all'inizio era un odore selvatico, ora l'odore risulta umido. Proverò di nuovo a fargli un bagno di ProRaso Verde. Dalla sua parte di nuovo mi pizzica ancora. Questo è un pennello che non so se è risultato fallato il mio o che cosa, ma su 4 rasature una va bene, 3 mi dà un po' di problemi. Però comunque lavora sempre bene, è un pennello che costa 3 euro, l'abbiamo già visto in altri video. Quindi, ora che cosa manca? Manca l'aftershave. Figaro Monsieur. Le Figaro. Voilà, ci ho messo sopra lo spruzzino arancione coordinato. E andiamo a spruzzarcelo. Prodotto da Mil, uso professionale, uso solo esterno. No dai, pensavo di spruzzarmelo nel retto. Vabbè, andiamo a spruzzare. Ci ho fatto la doccia. Penso di aver spruzzato anche i muri. Vado a fare un po' di aria forzata. Paio di schiaffi come sempre per farlo bene aderire. E ci siamo. Allora, era un po' di tempo che volevo parlarvi di questo Figaro Monsieur. Figaro Monsieur che io ho acquistato insieme all'amico Massimo Boffini e insieme a Ste, nonché lo stesso di questa crema. Quando siamo andati ad annusarlo dalla boccia la prima volta, la cosa che mi ha colpito è che annusandolo dalla boccia risulta una profumazione piuttosto ambrata, piuttosto calda. Tendente quasi al sandalo, se possiamo dire. Una volta applicato in viso, invece, vi sconquassa totalmente l'idea che vi eravate fatti precedentemente annusandolo dalla boccia, perché risulta talcato, risulta cipriato, ma non quel cipriato dolce che ha Floyd. È molto simile a Floyd, ma si discosta. È sempre un cipriato barra talcato, ma io lo trovo molto più gradevole rispetto... Oddio, questa dello sciacquone, madonna mia! Io cosa devo fare? Oh, dicevo, risulta molto più secco, molto più fresh come profumazione, meno dolciastra, meno invadente. Certo, ha una durata sempre pari a quella di Floyd, quindi stiamo parlando di una, due, tre ore. Sul viso l'effetto è bello fresco, forse anche un filino più di Floyd, ma è quell'effetto sulla pelle che ti lascia il mentolato, passatemi il termine. Però la pelle rimane molto morbida, l'aftershave si è già asciugato, molto morbida, molto liscia e molto lenitivo come prodotto. Unica pecca, ho notato che se andate a abbondare fa lo stesso effetto di Floyd, ovvero vi lascia la pelle unta e in alcuni casi vi fa anche la schiumettina. Però in questo caso io sono andato a spruzzarlo invece che a splasciarlo e questi problemi non ne ho avuti. Forse nebulizzandolo attraverso lo spruzzino può cambiare qualche cosa, ora non entro nei dettagli. Però devo dire ragazzi, sbarbata top con profumazioni piuttosto classiche. Se non avete visto il video di settimana scorsa vi invito a farlo perché Binary Soap è una rubrica che abbiamo deciso di aprire io e Andrea insieme. È una rubrica che avrà cadenza mensile, ovvero un video al mese, in cui vi presenteremo dei saponi piuttosto interessanti che siamo andati ad acquistare e vi daremo le nostre opinioni. Quindi, detto questo, se non l'avete visto andate a vedervelo, se non siete iscritti iscrivetevi. Noi come sempre ci vediamo venerdì prossimo alla prossima sbarbata e ricordatevi, se sei depresso, fatti la barba più spesso. Ciao ragazzi! See you again in the dark sky.